I'll answer all questions in regards of your condition. Questo è un ottimo pagamento. Davvero un ottimo pagamento. Le cose si stanno iniziando a muovere. Presto, arriveranno le prime risposte. Qualcosa mi dice che ora, infatti, finalmente posso entrare qui. Diavolo. Salve, misteriosa signora e pettegola. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Tirocinante io? Where's Dr. Swansea? Si calmi, signora. Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. Tutto da quel letto. There have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. Oh, è interessata ora, eh? Isn't a social core. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Le piacciono i pettegolezzi. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Non la accuserò di essere la ricattatrice. È possibile, per carità, ma non è comunque, secondo me, molto utile. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. Lei è fissata. Keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, doctor, not mine. No, ovviamente lei non ha prove. I swear, one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Posso anche immaginare chi, ma... You've given me something to go on. See you on the next round. Non mi è stata troppo utile. Ma diciamo che questo ci punta verso il gentil sesso. Teatro Royal Garden Hall. Clyde Fitch presenta Doris Fletcher in Sappho. Borsa di cianfrusaglie che ora magari riuscirò a evitare di vendere. Lei non si preoccupi, questo è un approfondimento. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Ok, però andiamo direttamente a parlare con il personale e a rubare altre cose dal mio ufficio. My blood and soul. They belong to you now. È un roleplay? This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Ok. Questa cosa è abbastanza patetica. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man? Visiting one of the nurses. E lei la punto in modo particolare. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, doctor. She's full of fanciful tales. Sicuro, ma chissà. Forse. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Con un'infermiera intende se stessa?
No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Chiaro. What can you tell me about this? Let me guess. Ok, nient'altro di nuovo. Goodbye, Nurse Hawkins. È stata molto generica la signora Hawkins. Poi è lei che volevo. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Abbiamo molte domande con lei. Aspetti un attimo. Qui no. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working? Hanno una relazione? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Non è chiaro. Ok. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Molto generica, ma... Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Dorothy Crane rimane. Ma dovremmo sentire molto di più, secondo me. Questa pista è piuttosto freddina. Un attimo che continua a rubare cose. Intanto volevo anche dare un'occhiata qua intorno con la scusa, ma... Ripassando dal giardino. Questa freccia indica la direzione o il fatto che si trovi più in basso? Trova Dorothy in questa... è successo qualcosa a Dorothy. Ho sentito la voce. È qui sotto, probabilmente. Clay Cox. Non so se curarlo o meno. Newton Blight. Lui che aveva l'amico perso. Forse dovremmo tornare da lui. Aspetti un attimo. Hey, Doc. Sai che le dico? You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Non voglio che si... che arrivi la malattia qui all'ospedale, quindi curerò tutti in quest'area. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Lei per caso tende a ricattare? Ha detto di no prima. I'll leave you for now, Mr. Cox. Jesus. I've never seen so many people dying at the same time. Abbiamo anche un uomo scomparso. You can't just die like this. Origliare. Ok, per attivare i tuoi sensi. Sa come in maniera sospetta il suo cuore emetterà un bagliore particolare. Quindi quello era quando si comportava in maniera sospetta. Ok. Di là. Ok, quelle sono interazioni particolari. Dorothy Crane è uno sconosciuto. Intanto lei. Have you found Oswald? No, non ho trovato. I need more information first. All right. What do you want to know? Sentiamo un attimo qualcosa di questo Newton Blight che l'abbiamo lasciato troppo tempo da parte. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front.
This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. He... We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Lei è in salute, però. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile. Mentalmente o fisicamente? Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Le fogne? Non il più salubre dei posti. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Se mi capiterà di andare per le fogne. Don't worry, we are safe. Quindi ci sono altre persone che hanno comportamenti particolarmente compromettenti. Ora che so cosa significa quello, quindi quello era origliare. Quartiere in salute. Stupendo. Quello che speravo di continuare a fare, ma... Ah, ecco, infatti stavo dicendo che ci sono questi simpaticoni qua. Ora sono invisibile. E si consuma la stamina, ok. Io ho finito di consumare la stamina, ok. Che ora ho un'armatura, giusto? Più o meno. Mi ha comunque colpito. Oddio, quanti sono. Ok, che sto per finire la stamina. Finito. Oh, erano tantini, ragazzi. Quindi lo scudo è a destra. Non so quanto duri, non c'era una durata esattamente, ma... Ah, dura molto poco. Dov'era la, la... Costo nessuno, recupero 30. Ah, dura 5 secondi. Toccherà potenziarla molto. Ok. 5 secondi è davvero poco. Mi ha fregato. Aia. Mi invisibilizzo un attimo e torno. Schivato. Oh, questo no. Non ho stamina. Devo aumentare tantissimo la stamina. Da così lontano per fortuna non mi fa moltissimo. Fregato. Quando siete tanti iniziate a essere... Oh diavolo. Salve. Cioè, sono proiettato un pelo troppo avanti.
Dove stanno quei simpatici signori? Ah! Si sblocca un'interazione in questo senso diversa. Ma diavolo. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. C'è qualcosa di losco. Questo è abbastanza chiaro. Ed eccoci magicamente qui. Ora tutto più facile. Recupera il delinquente nelle fogne. Will do. Giusto per capire, qui ci sono ancora quelle casse che bloccavano il tutto? Perché non me le ricordavo un tempo. Infatti non ci sono casse. Erano qui. Casse magiche. Capisco. Va bene. Spero che voi non abbiate assistito alla mia ricerca vana. Come arrivare da Dorothy. Non è stata simpatica. Affatto. Fogne di Poplar. Nuova area. Respirare aria fresca. Immagino che le fogne siano un luogo non ideale. E succedono cose. Cercando di mantenere l'udito affinato, ma non percepisco moltissimo. Sangue. Mosche. E qualcuno non riesce a respirare. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Lì abbiamo uno Skull ribelle. Posso riaprire queste porte che prima erano chiuse? Sì. Fortunatamente è un'opzione. E là. Avevo visto che stava in guardia. Mea culpa. Sarà da solo? E un po' di sangue non ci dispiacerebbe in questo momento. Ups, saltino. Erano nati più di quanti credessi. Stamina bassa. Colpa mia. Colpa mia. Volevo prenderti al volo mentre saltavi, ma forse sarebbe potuto funzionare, ma evidentemente non ha funzionato, quindi proiettili. Bastone spinato comune, che è di livello... Ah, è arma a due mani.
Già potenziato. Ma per ora non è... Cioè, le armature sono interessanti, per carità, ma... Non così interessanti? Se mi passa del termine. Ora, la domanda è... Abbiamo una mappa di qui sotto? Assolutamente no. Cioè, sì, sapevo di andare più o meno in quella direzione, ma... Ci sono più strade qua. Questa è la più diretta, ma sarà bloccata, secondo me. Ci dà modo di osservare il sangue. Poco altro. Certo che... Per quanto riguarda... Quello che possiamo invece sentire... Non ci sono molte alternative. Questo era piccolino e solo. Grazie. Forse questa è la strada corretta, ma... Il bando del drago. Per quanto concerne la confraternita della Stola di St. Paul, raccomando ai membri di adoperare molta prudenza con questi cosiddetti studiosi. Sì, è vero, molti di loro sono affabili e rispettosi nei nostri confronti, ma sarebbe imprudente e stolto per un circolo riservato come il Club Ascalon parlare con loro dei nostri obiettivi, dei nostri membri e delle nostre tradizioni. Oh, un'altra società segreta tipo? Vorrei anche ricordare ai nostri membri che la confraternita stessa è abbastanza antica da avere qualche tradizione misteriosa. Una di queste, secondo alcuni informatori, pare essere un rituale chiamato Bando del Drago. In particolari circostanze, quando i confratelli di St. Paul trovano un immortale, violento o sanguinario, pare che impongano su di esso questo bando. Ma che cos'è esattamente? Non lo so, esiste davvero? Non so nemmeno questo. Ma ciò che è certo è che ogni volta che un vampiro ostile o vendicativo ha minacciato Londra, esso è scomparso senza lasciare traccia, dopo che la confraternita lo ha bandito. Anche il leale Fergal Bansha non è mai stato così sfrontato da provocare apertamente la confraternita. Pertanto ricordate questa lezione, mai farsi considerare drago dalla confraternita. Dalla legge di Ascalon, di Lord Redgrave, fondatore. Molto interessante. Quindi è risaputo comunque che loro collaborino con vampiri, ma se il vampiro esagera, la sua fine è imminente. Praticamente assicurata. Aspettate, c'era qualcosa? Sì. Cittadino da salvare. Il cittadino è a rischio e potrebbe non sopravvivere la prossima notte. Vai a vedere come sta. Ok, quindi se dovessimo dormire... Potrebbe dormire... No, che qui si esce. Qui si esce, cosa che non vogliamo fare. Qualcuno dietro? Ok. Salve. Risolto. Cittadino. Forse lei era l'amico perduto. Sembrerebbe di sì. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, let me get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. E non si faccia uccidere, cortesemente. Mal di testa. Non abbiamo modo di curarlo neanche volendo. Potremmo fascinarlo, ma non ha senso.
Hai salvato un cittadino, tornerà al suo quartiere la notte seguente. Ok. Se lei si togliesse un attimo ci sarebbe un forziere molto interessante. Grazie. E quindi sono molto contento di aver esplorato un pizzico più a fondo, quindi abbiamo trovato Oswald. Questa cosa mi perplimeva da un po' dove fosse. Ora direi che possiamo proseguire di qui. E il sangue adesso ci serve in realtà. Ho detto sangue, non portarmi in giro. Anche lei, signor. Topo, ratto. So che lei vorrebbe sopravvivere alla serata, ma questi non sono i piani. Non per lei. Non oggi. Ah, questo sembra un posto abbastanza pericoloso. Non so cosa me lo faccia pensare. Bestia delle fogne. Oh, diavolo. What sort of creature is this? Con calma. Aia. Due attacchi. È molto resistente al sangue e alla mischia. Forse deve andare sul fucile. Ok, questo gli fa molto male. Continuiamo così per ora. Da vicino però. Oh, devo ricaricare. Che diavolo. Oh, diavolo. Questo non ci voleva. Colpi. No. Aspettiamo. L'allungo finale non me l'aspettavo. Ecco di nuovo. Via, 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 via. Lontanissimi questa volta. Perché questa ricarica così lenta? I colpi sono quasi finiti. Intigniamo un pizzico di più. Troppo, troppo intignato. Con molta calma. Vai giù. Eri forte, ragazza. Eri decisamente forte. E anche tu sei quindi una sorta di vampiro lupinide. Canino. Non so come identificarti. Not a lot to check, but I should anyway. Sì, controlliamo. Coupon dell'infermiera Crane. Se sei malato, se non hai denaro, ovunque tu sia, da ovunque tu provenga, vieni a trovare Dorothea per ricevere aiuto. Niente raggiri, niente spese, non facciamo domande. Dovete solo trovare la casa di Darius Petrescu e mostrare questo coupon. Scritto in due lingue. Ok. Quindi è per aiutare la gente della sua nazione? Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Decisamente. Raggiungi Whitechapel, che tra l'altro il quartiere aveva una situazione piuttosto critica. Un coupon per farsi curare. Hanno più cose di quelle che abbiamo noi nel nostro ospedale? Non credo, in realtà. Quindi qual è l'inghippo?
Non sono esattamente un investigatore. Sono un vampiro mangiatopi a quanto pare. Ma questo è un qualcosa che devo risolvere.